Adesso si parla di animali, fattoria degli animali, e siamo proprio una vera fattoria perché ci sono gatti, io e cani, e ci sono anche queste due simpatiche belle ragazze che sono dell'associazione APACHI, l'associazione protezione animali di Chivasso. Allora buongiorno Ilaria Pederiva e buongiorno anche a te Aurora Pagliero. Una passione proprio gli animali per voi? Sì, decisamente, una passione che abbiamo fin da piccole e insomma per soddisfare questa passione abbiamo deciso di buttarci nel mondo del volontariato del canile, quindi di Chivasso. Ilaria? Sì, beh, io a casa non posso avere cani, quindi per me è una gioia. Così, quindi, sì, assolutamente. Tra l'altro lo ricordiamo dove è la sede, cioè essenzialmente dove si trova, a parte la sede legale, ma dove vi possono quindi venire a trovare. Ma noi operiamo soprattutto a livello del canile municipale di Chivasso, che si trova in frazione Boschetto, in strada della Palazza, e qui svolgiamo l'attività principale con i cani, appunto. Ilaria, prima voi mi dicevate che siete già in parecchi, in più o meno 2 anni di attività siete almeno un centinaio di iscritti. Una buona cosa, significa che la gente finalmente incomincia ad amare davvero gli animali. Sì, beh, siamo parecchi, ogni giorno ci sono volontari diversi, quindi comunque i turni sono abbastanza forniti. Diciamo che avremo bisogno di tanti giovani perché è sempre una cosa bella, anche se si è molto impegnati, però noi ad esempio il nostro tempo lo troviamo sempre nonostante lo studio, il lavoro, quindi penso che chiunque lo possa fare. Indubbiamente è una grande passione ma anche un sacrificio, perché appunto voi dedicate ore che altrimenti potreste impiegare magari per altri divertimenti, ma questo senz'altro è un fatto positivo e siete davvero da ammirare. Senti, grazie. Aurora, come si chiama la tua cagnolina? La mia cagnolina si chiama Giulietta, è un incrocio molosso, è una cucciolona perché ha circa 8-9 mesi. E lei sicuramente è dolcissima, è bravissima, ubbidiente. Per lei richiediamo un'adozione, però appunto perché è un incrocio molosso, in casa dove non ci siano bimbi molto piccoli, ma qualcuno che abbia voglia e tempo di dedicargli, e insomma una bella famiglia sicuramente, perché lei ha tanta tanta voglia di giocare.